Gentili viaggiatori, la Fondazione Ferrovie dello Stato vi dà oggi il benvenuto a bordo di questo treno inaugurale per la riapertura della ferrovia Fabriano-Pergola. Questo tratto della subappennina italica, così denominata, fu sospeso dal novembre del 2013 e da oggi entra con orgoglio a far parte del progetto Binari Senza Tempo della Fondazione Ferrovie dello Stato. Progetto che in 8 anni ha consentito la riapertura di oltre 650 chilometri di binari in tutta Italia. Binari che si snodano tra le bellezze artistiche, paesaggistiche, archeologiche del nostro paese. Vi trovate ora a bordo di carrozze del tipo terrazzini degli anni 30, dai cui finestrini ancora finalmente apribili come un tempo è possibile apprezzare il panorama della meravigliosa Valle del Cesano. Stiamo scrivendo una pagina della nostra storia. Allora la regione Marche e la giunta Acquaroli crede in una visione infrastrutturale che vada allo sfruttare le vie navigabili con il porto d'Ancona, le vie aeree con l'aeroporto, la nostra viabilità su gomma, con linee che devono essere migliorate. Qui parliamo ad esempio dell'incompiuta Fabriano-Sassoferrato, sulla quale stiamo mettendo con determinazione mano, ma parliamo anche delle nostre vie ferroviarie. Le linee ferroviarie saranno essenziali per il rilancio economico, turistico e per quelle modalità in cui prendiamo. Non noi, ma il fischio del treno che ritorna, così come 100 anni fa servì per arricchire e congiungere l'Italia. Io penso che proseguendo verso Pergola troveremo, affacciandoci dal finestrino, tante persone, alcune commosse, e vi chiedo solo di guardare le stazioni per ora di Sassoferrato e di Pergola, come sono rinate nello stile autentico che gli ingegneri delle ferrovie dello Stato pensarono di creare.